tentato di Così. condividere la responsabilità di questa fase. È un governo che innanzitutto deve completare la eccezionale opera di riforma, innovazione, modernizzazione che è stata fatta in questi ultimi anni. Poi indica l'agenda dell'esecutivo, oltre al terremoto, immediato sostegno al settore bancario, lavoro ed economia con l'attenzione alle fasce più deboli della popolazione. E naturalmente la nuova legge elettorale, che bisogna fare, sottolinea, al di là della durata di questo governo. Un punto su cui l'esecutivo non sarà protagonista, assicura, ma avrà il compito di facilitare la ricerca di una soluzione, anche sollecitando le forze politiche. Invito comunque chi in questi mesi si è battuto alzando la bandiera del Parlamento contro ipotetici e a mio avviso inesistenti tentativi autoritari a rispettare il Parlamento, le sue regole, a partecipare alle sue riunioni E e a domani il Premier farlo sarà a in Bruxelles modo per il suo primo Consiglio civile e europeo. con dignità. Il dibattito in aula sulla fiducia è stato piuttosto animato. Partito Democratico e Nuovo Centrodestra sostengono l'esecutivo, mentre le opposizioni scelgono strategie diverse perché alcuni escono dall'aula al momento del voto, altri invece restano e votano no. Allora vediamo quali sono le posizioni delle forze politiche nei servizi di Nadia Zikowski e di Fabrizio Frullani. Ha chiesto di intervenire Il gesto di ringraziamento del Presidente del Consiglio è rivolto al capogruppo Dem che ha appena chiuso le dichiarazioni di voto, ma è un gesto che va a tutta la maggioranza che poco dopo mostrerà con i numeri di essere consistente quanto quella del suo predecessore. Un buon inizio per affrontare gli appuntamenti ai quali il nuovo governo dovrà dar seguito, a cominciare da quelli internazionali per andare alle urgenze del dopo terremoto, per far fronte all'emergenza della crisi bancaria. Davanti abbiamo le elezioni, ricordano i democratici, e la prova più complessa. Sulla legge elettorale dico solo che per scriverla servirà l'apporto della maggioranza e dell'opposizione e servirà che non venga pensata né contro qualcuno né a favore di qualcuno. Possiamo cominciare subito ad individuare il sistema migliore, dicono gli alleati di Area Popolare NCD, senza aspettare la sentenza della Consulta. Questo però non è un governo a termine, tengono a sottolineare, o addirittura nato morto, come qualcuno si è affrettato a dichiarare. Lo diciamo chiaramente perché nessuno pensi di poter staccare la spina quando vuole. Un governo politico e di coalizione, al quale non partecipiamo soltanto nella logica della responsabilità nazionale, ma in una visione di prospettiva politica. Nei conti all'ultimo voto rientrano alcuni sì del gruppo misto, quasi per intero il gruppo delle autonomie, alcuni senatori a vita. Erano quelli più attesi perché l'asticella della fiducia al governo Gentiloni poteva cambiare anche in modo decisivo. Alla fine i senatori di Ala e Scelta Civica, dopo un vertice con Verdini, scelgono di non prendere parte al voto. In aula interviene Mazzoni, nessun convitato di pietra, faremo opposizione al governo Gentiloni senza urla ma anche senza indulgenza. Non partecipa al voto neppure la Lega, questo è un governo che non doveva proprio nascere, dice Centinaio. No al Renzi bis, subito alle urne e ai 20 milioni del no del voto referendario. Fanno riferimento ai 5 Stelle con cartelli ben visibili sui banchi. Gli italiani vi hanno già bocciato, dice Michela Montevecchi. Non capisco di cosa sia orgoglioso Gentiloni, visto lo stato in cui Renzi ha lasciato il paese. E non ci venite a dire che Renzi se n'è andato, perché Renzi non se n'è andato. Renzi sta dentro a questo governo ed è il regista di questo governo. Ed è un insulto nei confronti di tutti gli italiani che sono andati a votare il 4 dicembre. No, anche la sinistra italiana, riconosciamo a Gentiloni toni diversi, spiega Loredana De Petris, ma avevamo chiesto discontinuità e invece siete sempre gli stessi, torniamo al voto nel più breve tempo possibile. Ormai siete maggioranza solo nel Parlamento, l'accusa di Romani, Forza Italia, altro no, perché il Paese ha bocciato il vostro intero operato, non c'è più tempo da perdere, aggiunge nuova legge elettorale e subito al voto. La nostra sarà un'opposizione dura, leale e senza sconti. E approvata la miglior legge elettorale possibile, si ridia finalmente la parola agli elettori per farla finita con questa lunga serie di governi senza alcuna investitura popolare. Nella maggioranza c'era qualche timore per il voto di oggi perché qui in Senato i numeri non sono così ampi come alla Camera. Alla fine però il margine è stato netto. Allora vediamo su questo l'analisi di Alessandro Gamberi e poi il servizio di Alfredo Cardone sul clima in cui si è svolta questa giornata. Poi linea allo studio.
L'uscita dall'aula dei verdiniani per ora non ha prodotto effetti. Il governo Gentiloni ottiene la fiducia anche al Senato, con 169 sì e 99 no. I 52 non hanno votato. Sono gli stessi voti favorevoli che ottenne il governo Renzi il 25 febbraio di 2 anni fa. Hanno votato compattamente i 2 gruppi principali della maggioranza. 111 voti su 113 sono arrivati dal Partito Democratico. Tutti, ad esclusione del presidente Grasso, che per tradizione non vota, e del senatore Casson in missione. Area Popolare ha portato 28 voti su 29, solo Sacconi non ha partecipato. 16 voti sono arrivati dal Gruppo per le Autonomie, 3 i senatori di GAL che hanno deciso di votare la fiducia. 2 voti sono arrivati anche da Stefano e Uras, eletti nelle file di SEL e ora nel Gruppo Misto. Come loro, altri 9 senatori del Misto hanno accordato la fiducia al governo Gentiloni, dall'ex 5 Stelle Fucsia alla coppia ex forzista Bondi Repetti a Mario Monti. Appena nato il governo, subito si intrecciano speculazioni sulla sua durata. La Consulta ha annunciato che l'11 gennaio esaminerà i 3 referendum sul Jobs Act. Se ammessi, si aprirebbe una nuova campagna referendaria con data del voto fra maggio e giugno. Se si vota prima, il problema non si pone ed è questo lo scenario più probabile, ha commentato il ministro del Lavoro Poletti. Il premier si volta alla sua destra, guarda con attenzione l'ala estrema dell'emiciclo, ascolta le dichiarazioni che porteranno i verdiniani ad abbandonare l'aula al momento del voto. La scena si ripete con i senatori leghisti, assenti al dibattito in mattinata, presenti solo per le dichiarazioni di voto, prima di lasciare nuovamente i banchi. Conciliaboli ovunque, ci sono anche i confetti, distribuiti dalla senatrice nota produttrice abruzzese. E c'è un libro di Noam Chomsky, abbandonato su un banco, letto e assimilato non si sa da chi. Mancano i senatori a vita Carlo Rubbia e Renzo Piano, c'è invece il presidente emerito Napolitano che scambia 2 chiacchiere con il presidente Grasso. Poco prima della chiama arriva pure Stefania Giannini e non passa inosservato l'abbraccio tra l'ex ministra all'istruzione e Valeria Fedeli, neotitolare del Dicastero. Per le dichiarazioni in massa presenti 5 Stelle, sui loro banchi cartelli gialli è un no che richiama quello del referendum costituzionale, ma Grasso mette in allerta gli assistenti parlamentari. Eliminate i cartelli, ammonisce il presidente. Verdini rientra, forse prova a ricontare i votanti, favorevoli e contrari, è il capogruppo PD Zanda a rassicurare il presidente del Consiglio. La maggioranza è compatta, i numeri ci sono, poco dopo arriva la fiducia, alle 16.08 nasce il governo Gentiloni.